Buon dì, I'm a double D. Citazione rubata. Comunque, dopo il mega fallimento di ieri dei razzi, ho deciso di fare le cose con un po' più calma, un po' più cura, anche perché serve attenzione alle piccole cose. Siccome non è proprio semplicissimo, quindi non si può fare così alla cazzo, torniamo a farlo, ricominciamo da capo. Ora è molto più fine. Questo qua era il tappo del razzo, quindi era la parte che probabilmente mi ha dato più problemi. Poi c'è un altro dettaglio che andremo a vedere dopo. Dopo averlo pulito bene, aggiungiamo una parte del nostro combustibile. Frulliamo bene 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 bene. Quindi adesso questo qua portiamolo di nuovo in forno. Questo succede quando porti 100.000 cose insieme, quindi rifacciamola. Questa volta lo difenderò con la vita. Torniamo a metterlo sulla nostra bella teglia. Adesso altro ingrediente. Aspettiamo. Ora uniamo i due ed è ufficialmente il nostro carburante. Mescoliamolo. Ricordiamo che più è mescolato meglio, eh. Ora passiamo al razzo. Ora prepariamo il famoso fondo. Siccome l'esperienza insegna, rinforziamo il nostro culetto. Ora la nostra super mitica polverina magica. Merda. E mentre lo facciamo, mettiamo a scaldare la cola a caldo. Ora, per finire in bellezza, una delle fasi che la volta scorsa ho più sottovalutato è stato il centraggio del foro di propulsione. Credo che vada bene. Adesso dobbiamo tornare a fare le alette. Allora, questa volta lo farò con tre palette. Sono un po' più grosse perché secondo me stabilizzano meglio. Farò sempre un calcolo a spanne. Ora, stando molto attenti, anche perché la scorsa volta mi sono distrutto le mani. Ah! È quasi abbastanza simmetrico. Farò una cosa che è un po' una pippa mentale, cioè credo che non è che faccia quella grossa differenza. Cioè mettere un pezzo di scotch per coprire questi fori qua, perché tecnicamente è anti-aerodinamico, anche se non è che abbia degli studi incredibili questo razzo, quindi farà quella poca differenza. Però boh, vediamo, magari tante piccole cose fanno una differenza piuttosto grossa, ecco. In più facciamo un taglietto così si assottiglia anche. Andiamo sulla luna, Beppe! Vedete? Che lavoro! Direi di riverniciarlo. Questa volta rosso. Un'altra cosa che mi sono scordato, che mi ero scordato anche la volta scorsa, era una guida da applicare sul razzo per farla andare dritto almeno all'inizio. Utilizzerò questo petardo da cui ho estratto lo stoppino, lo taglierò a metà, potrei anche tagliarlo in tre parti, ma fanculo. Oh. Ora solita scritta. Vedete le palle. Speriamo stavolta. Andiamo.
Comunque è pieno di zanzare, ma voi ve lo immaginate? Cioè, io andrei, cioè, quando creeranno delle colonie nello spazio, su Marte, su ovunque sia, cioè, che si farà la solita specie di Arca di Noè, dove si scelgono le razze da portare, ma voi ve lo immaginate un mondo senza zanzare? Beh, è meraviglioso. Cioè, il paradiso. Io andrei su Marte solo per stare senza zanzare. Vaffanculo. Attimo. Zac, Zac. Aria? Non c'è. Acqua? C'è. Razzo? C'è. Manca solo... Niente, ragazzi. Speriamo vada. 3, 2, 1. Attenzione. Ma porca. Porco! Ho capito dove è stato il problema. È esploso il culo, ha perso l'energia in volo, era in alto, l'ha perso, è caduto. Il meccanismo era tutto perfettamente funzionante, peccato per l'esplosione del tappo. Lo voglio rifare. Quindi adesso mi sono fermato a fare un attimo due calcolini e svuoto un attimo la testa, mi calmo e ricomincio. Sta scendendo il sole, ma entro notte non mi interessa, ma il cavallo non si vedrà a razzo, ma ci devo riuscire. Allora, io spero che si sia visto. Comunque, c'è da dire che il razzo è decollato proprio verticalissimo, quindi quello lì io direi che è perfetto. Ottimo, signori. Dai, 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 che ci siamo. Questo sento che è la volta buona. Poi se non vi offendete non lo vernicio neanche. Riproviamoci. 3, 2, 1, accensione. Dai, 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 dai! Questo può essere un problema. È andato dal vicino. Facciamo finta di nulla. Io direi che abbiamo capito, ci siamo allineati. Ora, ditemi se vi interessa altri argomenti che vi spieghi nel dettaglio come può funzionare o altre robe del genere. Ciao ragazzi, vado a recuperare il razzo.